Buongiorno e bentrovati. Ancora una puntata di Tempo d'Estate che riprende la ferialità. Mi auguro che ieri, in quella solennità meravigliosa del Corpus Domini, abbiate trascorso una domenica in cui ricaricarsi da tutti i punti di vista, quello anche fisico, magari del riposo, dell'aria aperta, quello spirituale, quello intellettuale, perché no, per qualcuno. Noi sicuramente oggi cercheremo di caricare anche le nostre pile verso un mondo più coraggioso, più forte, più capace di accoglienza, e dobbiamo caricarci appunto anche noi per ottenere questo risultato. Vogliamo subito andare a vedere, infatti vi preannuncio, come avevo fatto attraverso il sito internet Teleradio Padre Pio, ecco, no, scusate, abbiamo prima giustamente lo spazio dedicato alla diretta davanti al Santuario Santa Maria delle Grazie, che sta facendo vivere tanti momenti di spiritualità forte appunto ai pellegrini. In particolare c'è sempre la domenica e anche il lunedì l'eco, lo strascico positivo della fiaccolata mariana. Ma come vi dicevo, voglio subito ricordarvi e anzi anticiparvi, anche se non lo avete letto sul nostro sito, che oggi avremo un ospite d'eccezione per parlare di migranti. Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati è proprio il titolo del tema che ha scelto Papa Francesco per la giornata che la Chiesa celebra a settembre, la quarta domenica. Ma invece il mondo civile, l'ONU, attraverso il braccio appunto dedicato ai rifugiati, celebra oggi 20 giugno. E noi ne parleremo con Monsignor Giancarlo Perego, che per la Conferenza Episcopale Italiana e la Fondazione Migrantes è il massimo responsabile. Quindi vi invito a restare con noi, ma intanto, a proposito di Papa Francesco, è importante sentire che cosa ha detto ieri, subito dopo la recita dell'Angelus. A Siviglia sono stati beatificati alcuni religiosi della famiglia domenicana, Angelo Marina Alvarez e 19 compagni, Giovanni Aguilar Donis e 4 compagni dell'Ordine dei Frati Predicatori. Isabella Sanchez Romero, anziana monaca dell'Ordine Santo Domenico e Fruttuoso Pere Marques, laico terziario domenicano. Tutti uccisi in odio alla fede nella persecuzione religiosa che si verificò in Spagna nel contesto della guerra civile del secolo scorso. La loro testimonianza di adesione a Cristo e il perdono per i loro uccisori ci mostrano la via della santità e ci incoraggiano a fare della vita un'offerta d'amore a Dio e ai fratelli. Un applauso ai 9 beati. Giunge ancora dal Myanmar il grido di dolore di tante persone a cui manca l'assistenza umanitaria di base e che sono costrette a lasciare le loro case perché bruciate e per sfuggire alla violenza. Mi unisco all'appello dei vescovi di quell'amata terra perché la comunità internazionale non si dimentichi della popolazione birmana, perché la dignità umana e il diritto alla vita siano rispettati, come pure i luoghi di culto, gli ospedali, le scuole. E benedico la comunità birmana in Italia, oggi qui rappresentata. Mercoledì prossimo, 22 giugno, inizierà il 10° incontro mondiale delle famiglie che avrà luogo a Roma e contemporaneamente in maniera diffusa in tutto il mondo. Ringrazio i vescovi, i parroci, gli operatori della pastorale familiare che hanno convocato le famiglie a momenti di riflessione, di celebrazione e di festa. Ringrazio soprattutto gli sposi e le famiglie che daranno testimonianza dell'amore familiare come vocazione di via e santità. Buon incontro. E ora saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi. In particolare
saluto gli studenti della London Oratory School. Saluto i partecipanti al primo corso di pastorale dell'accoglienza e della cura via nascente, i fedeli di Gragnano e l'associazione ciclistica Pedale Se Stesse di Sesto San Giovanni. E non dimentichiamo il martoriato popolo ucraino in questo momento, popolo che sta soffrendo. Io vorrei che rimanga in tutti voi una domanda: cosa faccio io oggi per il popolo ucraino? Prego, mi do da fare, cerco di capire cosa faccio io oggi per il popolo ucraino. Ognuno si risponda nel proprio cuore. E infatti è proprio il nostro cuore quello a cui dobbiamo fare appello sempre quando si tratta di situazioni e di frangenti che magari ci spaventano, ci impauriscono. Noi oggi, così come abbiamo cominciato a fare dalla scorsa settimana, vogliamo proporvi anche un'altra puntata di una rubrica che è particolarmente rilevante proprio dal punto di vista del coraggio che nasce anche dal cuore. Vediamo. Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il proprio dovere. Grazie, bentrovati, benvenuti a questo nuovo appuntamento di queste pillole del coraggio di ogni giorno. È per me un piacere avere in collegamento oggi Lorenzo Pellegrino, che è il segretario nazionale del MSAC, il Movimento Studenti di Azione Cattolica. Benvenuto Lorenzo, grazie per essere con noi. Grazie, felice, e buonasera a tutte e a tutti. Allora, Lorenzo, partiamo in realtà proprio, diciamo, dall'ABC, cioè che cos'è il Movimento Studenti di Azione Cattolica, qual è la mission principale di questo movimento che negli ultimi anni soprattutto si sta dando veramente da fare molto, non solo all'interno delle diocesi, ma soprattutto fuori dalle diocesi, soprattutto all'interno del mondo della scuola. Noi molto spesso quando parliamo del MSAC, leggiamo già la sigla, Movimento Studenti di Azione Cattolica, è abbastanza eloquente, ma in generale c'è una definizione che è abbastanza standard, diciamo che è l'attenzione missionaria dell'azione cattolica, in particolare del settore giovani, nei confronti del mondo della scuola. E quindi è, diciamo, siamo un pezzettino, un piccolo pezzettino di Azione Cattolica Italiana che nelle diocesi, ma soprattutto nelle scuole, ci diamo da fare affinché l'esperienza di giovani studenti, giovani studentesse, sia valorizzata in quanto una bella esperienza di scuola, una bella esperienza di gruppo, una bella esperienza anche di rappresentanza, di partecipazione. Quindi lavoriamo affinché l'orario scolastico, affinché la nostra esperienza a scuola sia ben spesa. In realtà siete molto attivi anche in quelle che sono in qualche modo le politiche scolastiche, se così appunto le vogliamo chiamare. Siete una delle associazioni rappresentate all'interno del Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche, che è un organo del Ministero dell'Istruzione. Spesso siete anche chiamati per le audizioni sia da parte del Ministro ma anche da parte delle commissioni parlamentari della Camera e del Senato della Repubblica. E allora quali sono le priorità nel mondo della scuola che il MSAC cerca di rappresentare poi agli organi che devono assumere le decisioni? Sì, hai detto benissimo, siamo molto attivi, soprattutto in questo periodo in cui si è tanto sentito parlare, no, del bisogno degli studenti di trovare uno spazio di ascolto nel mondo della scuola, per il mondo della scuola. Ecco, noi siamo stati in audizione al Senato, alla Camera, sediamo al tavolo del Ministero per dire poche cose molto semplici ma altrettanto significative, che sono che a scuola bisogna stare bene, la scuola è un posto che ci deve far stare bene, quindi il benessere psicologico degli studenti, delle studentesse non può essere
trascurato. La scuola è un posto dove possiamo davvero fare la differenza, perché lì possiamo prendere parte, partecipare, no? Sia da candidati, come rappresentanti di istituto, di classe, ma anche da studenti, e quindi valorizzando l'impegno nel nostro studio, prendere parte alla costruzione del nostro futuro, ma anche del nostro presente migliore possibile. E poi alla fine mi viene in mente che in questi anni tante cose stanno cambiando nel mondo della scuola e noi ci vogliamo stare, infatti avvieremo una bella riflessione su come la scuola può avere una svolta ancora più ecologica di quella che magari ha avuto in questi anni, come la scuola può avere una svolta digitale, no? Dopo questa pandemia o durante questa pandemia, ecco. E diciamo che ormai ci stiamo avvicinando per tanti maturandi in Italia a quella che sarà la fatidica notte prima degli esami. Quindi mi verrebbe da chiedere direttamente a te qual è l'augurio che faresti a tanti maturandi che tra qualche giorno faranno appunto il loro esame di maturità, si avvicineranno a questa importante data per la loro vita, per la loro maturità, ecco, come si dice. Qual è l'augurio di Lorenzo Pellegrino di tutto il Movimento Studenti di Azione Cattolica? Beh, l'augurio del Movimento Studenti di Azione Cattolica è che questi giorni siano davvero pieni, come tutti i giorni, ma soprattutto per questi, perché nei passaggi di vita, e l'esame di maturità è un passaggio di vita fondamentale, nei passaggi di vita bisogna starci dentro le cose, bisogna abitare l'ansia di questi giorni, bisogna abitare la notte prima degli esami, bisogna abitare quel panico prima di entrare nella stanza dell'esame, di vivere pienamente questi giorni, perché davvero segneranno la vita da maturi dopo, da maturati. Grazie allora Lorenzo per essere stato con noi, grazie per la tua testimonianza e per quello che è il tuo impegno nella vita di ogni giorno nel cercare di cambiare in positivo ciò che magari non va nel mondo scolastico, sperando che possa essere un impegno anche in futuro al termine della scuola e che già stai facendo soprattutto nella tua vita universitaria. Grazie ancora per essere stato con noi e in bocca al lupo. Grazie a voi, buona serata. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare. Giornata mondiale del rifugiato. Ogni persona costretta a fuggire perché la sua vita o la sua libertà sono minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza o delle sue opinioni politiche, ha diritto ad essere protetta e a ricostruire la propria esistenza. Così recita una delle convenzioni di Ginevra, firmata nel 1951 da 144 stati contraenti. Definisce il termine rifugiato e specifica tanto i diritti dei migranti forzati quanto gli obblighi legali degli stati. Protezione vuol dire asilo, accoglienza, possibilità di integrazione. Dare ai rifugiati la possibilità di imparare, studiare e avere accesso a percorsi di istruzione e inserimento lavorativo è essenziale per favorirne il nuovo percorso umano. I migranti forzati sono un popolo immenso che aumenta costantemente anno dopo anno, oltre 100 milioni di persone nel secondo decennio del XXI secolo sono state costrette a fuggire dalle loro case cercando rifugio all'interno o all'esterno dei propri confini nazionali. Un esodo forzato che riguarda circa l'1% della popolazione mondiale. Di fronte a emergenze che diventano rapidamente catastrofi umanitarie, i sistemi di protezione appaiono sempre più incerti. L'80% delle persone in fuga è ospitato in paesi afflitti da insicurezza alimentare e soggetti al rischio di cambiamenti climatici e catastrofi. L'85% attraversa i confini di un paese in via di sviluppo. La metà di essi sono minori. Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il numero dei migranti forzati
nel semestre gennaio-giugno 2021 ha raggiunto gli 84 milioni, dato record. Di questi, tre quarti sono sfollati interni. Come vi dicevo prima, è con grande piacere, per il privilegio di averlo proprio in una giornata come questa, che saluto Monsignor Giancarlo Perego, il presidente di Migrantes, una fondazione così importante ormai da tanti anni, perché dà il là anche oltre all'organizzazione della cura dei migranti nel nostro paese, ha una sorta di rete che possiamo tutti aggiungere, direi, alle nostre reti preferite. Dunque, ben trovato, Monsignor Perego, e grazie ancora. Grazie a voi, buongiorno. Di aver trovato qualche minuto. Del resto, lei come Vescovo di Ferrara ha anche tanti altri impegni. Che cosa significa questa giornata civile dal punto di vista della sottolineatura dei rifugiati? La giornata dell'ONU, che ogni anno si celebra il 20 di giugno ormai da diversi anni a favore dei rifugiati, porta l'attenzione ogni anno, anche attraverso un rapporto dell'UNHCR, su questo mondo di persone in fuga. Ormai, sì, che cosa significa per voi, per la Chiesa, che ha invece un'altra data, come avevo già spiegato nel sommario della trasmissione? Per noi significa valorizzare anche questa data in comunione con le altre realtà civili, le istituzioni, le diverse associazioni che non sono ecclesiali, condividere comunque questo dramma di queste 100 milioni di persone che sono in fuga. Monsignor Perego, allora, noi abbiamo visto la Chiesa sul campo tante volte e la vediamo continuamente. Diciamo che a volte Caritas è quella che è più evidente per tutti i media nel suo compito, nel suo lavoro. Lei che cosa vuole sottolineare oggi? Che cosa si può fare ancora di più da parte di tutti noi che apparteniamo alla Chiesa? I due organismi che lavorano soprattutto per i migranti e i rifugiati sono da una parte la Caritas e dall'altra la Migrantes. La Caritas fa un lavoro soprattutto caritativo, di prima emergenza, di accompagnamento, di tutela. La Migrantes segue soprattutto le tematiche della cittadinanza e dell'esperienza religiosa, in quell'umanesimo integrale che mette insieme tutte le dimensioni. Infatti in Italia la Migrantes segue soprattutto le comunità religiose, sia cattoliche, 1 milione di immigrati in Italia sono cattolici di 190 nazionalità diverse, con 3.000 sacerdoti che provengono da altri paesi, e poi segue la Migrantes tutto quell'accompagnamento e quella sensibilizzazione che ha al centro ogni anno la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che da 108 anni, dalla prima guerra mondiale, la Chiesa celebra in tutte le parrocchie, in tutte le comunità, come faremo il 25 settembre prossimo. Sì, l'ultima domenica di settembre. Noi intanto con la regia magari riusciamo anche a far vedere la copertina dell'ultimo numero della vostra rivista, e io nel frattempo le chiedo, appunto, con questa esperienza plurisecolare in cui lei si è inserito, che cos'è di più che ha imparato come uomo e come vescovo da questo servizio che sta facendo? Quella che il Papa indica come la cultura dell'incontro, il valore delle relazioni che salvaguarda la diversità. Ecco, parlavo prima di 190 nazionalità diverse, con esperienze culturali diverse, lingue diverse, religioni anche diverse, che sollecitano tutto quel cammino di incontro che dal Concilio Vaticano II caratterizza la vita della Chiesa e la vita delle nostre comunità, con quell'attenzione centrale al rispetto della dignità di ogni persona e anche
del cammino insieme con ogni persona. Noi stiamo facendo anche un cammino sinodale che rilancia anche questa cultura dell'incontro, che ha al centro anche l'ascolto, il rispetto, la tutela di ogni persona. Le quattro parole che il Papa continuamente ci riconsegna: accogliere, tutelare, promuovere, integrare, sono le quattro parole, i quattro verbi che accompagnano anche questa cultura dell'incontro. Dal punto di vista delle emergenze, visto che tra l'altro questo è un anno terribile, il numero dei rifugiati si avvia a battere ogni record, che cosa avete predisposto? In che cosa non siete stati colti di sorpresa quando è scoppiata la guerra in Ucraina? Naturalmente il tema dell'accoglienza è stato il primo tema per quanto riguarda le persone in fuga dall'Ucraina. Ne sono arrivate 127.000 in Italia, la maggior parte si sono fermate ai confini, nei paesi confinanti, 2 milioni e mezzo in Polonia, 900.000 in Ungheria, 500.000 in Romania, 400.000 nella Repubblica Moldova, eccetera. Quindi il primo tema è stato questo. Infatti l'80% di queste persone sono state accolte nelle famiglie, la rete istituzionale dei CAS, dei SAI, cioè la rete del Ministero dell'Interno e poi della Protezione Civile, ne hanno accolto inizialmente solo 1 su 10. E questo è stato il primo grande segnale di fronte al mondo degli ucraini, forse perché le donne sono nelle nostre case, 250.000 ucraini sono presenti nelle nostre comunità, di cui l'80% sono donne, hanno fatto sì che nelle famiglie ci sia stata questa accoglienza importante. Poi sul piano strutturale la Caritas ne sta accogliendo 15.000 e poi altrettante sono state accolte anche dalle parrocchie, dalle famiglie in parrocchia. Quindi è stata un'altra bella testimonianza di accoglienza, che non ha fatto venire meno però l'accoglienza a tutte le altre figure di richiedenti esilio e di rifugiati. Quest'anno ne sono arrivati in Italia 79.000, sono stati accolti con il diritto d'asilo. Molti di questi sono presenti nelle reti della Caritas, delle istituzioni ecclesiali, delle congregazioni religiose. E quindi la Chiesa è al centro di questa accoglienza in collaborazione anche con le istituzioni. Noi quando pensiamo appunto agli ucraini siamo tutti ormai anche, come dire, destabilizzati dal dibattito politico, da quello che l'Europa non riesce a fare, ma anche in fondo dal dibattito parlamentare italiano che sembra carente. Lei si sente coinvolto in questi piani, che cosa vuole dire ai politici sia italiani che europei? Che la ricerca della pace, come continuamente ricorda il Papa, senza fare distinzioni di nessun tipo, la ricerca della pace deve essere al centro degli organismi internazionali e della mediazione politica di ogni paese. Tante volte sembra nel dibattito che questo tema sia lasciato in secondo piano ed emerga invece il tema maggiormente delle armi, il tema del dare o non dare le armi ad un paese, il tema dell'offesa tante volte nei confronti dei protagonisti di questa guerra e di questa guerra tremenda, come dice continuamente il Papa. Mentre dobbiamo riportare al centro questa ricerca della pace, anche tenendo presente questo principio costituzionale che l'Italia ripudia la guerra, quindi tutto ciò che si deve fare deve partire da questa ricerca della pace. E dal punto di vista del contatto invece con chi lavora all'interno della Russia, perché vengano aiutati coloro che sono in difficoltà, perché migranti e rifugiati ce n'è anche lì, che cosa ci può dire? L'attenzione anche a questo mondo è importante. Come sa, la Caritas ha anche una rete europea che comprende anche Caritas Bielorussia, le Caritas e le realtà che sono presenti nei diversi paesi. Quindi anche attraverso questa rete si cerca di tutelare e accompagnare ogni persona,
e poi c'è tutto il tema anche del dialogo ecumenico, soprattutto col mondo ortodosso, col patriarcato di Mosca, che ha avuto una battuta d'arresto grave in questo momento e che quindi ha bisogno di essere certamente ripreso per favorire insieme anche come chiese questa ricerca della pace. E anche su questo mi pare che gli incontri e i dialoghi che ci sono stati da parte della Segreteria di Stato, da parte dei diversi organismi e anche della Santa Sede, avevano al centro proprio questa attenzione. Monsignor Perego, prima di lasciarla abbiamo fatto tanti, giustamente, discorsi molto ampi, però voglio ritornare anche al piccolo gregge, perché lei è un vescovo e naturalmente ha il polso della generosità, della fede del suo popolo, anche come esempio, come paradigma di quello che sta vivendo l'Italia. Com'è la gente adesso? Come l'ha cambiata questa presenza ingombrante e terribile della guerra? È lo stesso generosa e capace di sperare? C'è stato anche nella comunità di Ferrara Comacchio, di cui sono vescovo, una bellissima corsa all'accoglienza e alla solidarietà, anche perché abbiamo nella nostra diocesi una delle 100 comunità greco-cattoliche che sono ucraine, che sono presenti in Italia. E questa chiesa con i suoi fedeli e il suo sacerdote è stato il primo luogo importante di solidarietà da parte di tutti i fedeli che dal secondo giorno di guerra hanno raggiunto questa chiesa per portare un medicinale, per portare un vestito, per fare un'offerta, che si sono trasformate in 10 tir che sono partiti da Ferrara con tutto questo materiale per le Caritas dell'Ucraina e anche l'accoglienza che è avvenuta in famiglia di tante persone che hanno messo a disposizione appartamenti e hanno messo a disposizione questa attenzione che sta continuando ancora ad oggi. Anche un'ambulanza è stata acquistata grazie a questa generosità dei fedeli, ma non solo dei fedeli, delle persone, dei cittadini, come anche un camion frigor per il trasporto dei purtroppo tanti morti per essere così sepolti. La ringrazio, le auguro una buona giornata, una buona prosecuzione dei suoi tanti impegni in favore dei più deboli e naturalmente alla prossima. Intanto linea alla regia. Grazie. E adesso, a proposito di vescovi, dall'Emilia passiamo al Veneto, perché già lo sapete, vi abbiamo dato la notizia, avete sentito in molti la testimonianza del nostro direttore Stefano Campanella, ma ci sono ulteriori novità riguardo al ritorno al cielo di Monsignor Flavio Roberto Carraro, che come sapete è stato vescovo a Verona, prima ancora lo era stato ad Arezzo, è stato ministro generale dei frati minori cappuccini dall'82 per due mandati. E come state vedendo, noi domani in diretta ci collegheremo appunto con Verona a partire dalle 9:15 per partecipare a queste esequie solenni. Dunque un momento da non perdere, naturalmente un ritocco nella nostra programmazione, che invece adesso prevede, sia pure con appena appena, potremmo dire, qualche minuto di ritardo, una rubrica che senz'altro so vi piace, quella dedicata ai fiori. Buongiorno e benvenuti in un altro appuntamento della nostra rubrica Un giorno un fiore. L'estate ormai è alle porte, siamo in un clima di meraviglia per i colori, per il fatto che comunque possiamo viverci gli ambienti esterni in maniera più tranquilla, serena, fare le passeggiate, ammirare la natura e via dicendo, andare al mare. L'unico inconveniente per l'estate in genere è la poca presenza di acqua, perché il caldo fa evaporare subito l'acqua e quindi le nostre amiche piante si possono anche seccare.
Quindi dell'estate ci sono i pro e i contro, ma a tutto c'è una soluzione, come sempre sia nella vita che per le nostre piante. La soluzione per le piante in questo periodo è optare appunto per quelle che in natura riescono adesso a vegetare, crescere, fiorire anche in presenza di poca acqua. Io consiglio sempre in un giardino di fare una rotazione delle piante, che significa in ogni periodo mettere la pianta del momento. E in questo periodo tra le piante del momento c'è anche la dahlia, vedete questa bellissima pianta, questi esemplari con questi fiorellini che per la morfologia ricordano un po' tanti raggi di un sole, quindi diciamo che in questo caso è una pianta che lega cielo e terra. Sono esemplari bellissimi che hanno queste fioriture importanti in questo periodo e sono molto resistenti. Resistenti perché la dahlia è una di quelle piante che ha sottostantemente al terreno una sorta di riserva d'acqua che le fa vivere benissimo in questo periodo. In questo caso si tratta del suo rizoma, infatti la dahlia fa parte di quelle piante rizomose che hanno sottostantemente questa specie di patata, questo tubero, da cui si ripartono le gemme e le radici che in questo periodo germogliano. Ci sono tantissimi colori, ci sono tantissime forme del fiore, tantissime misure, ci sono anche esemplari che raggiungono il diametro dell'infiorescenza di 20-25 cm, quindi sono esemplari abbastanza importanti. Nelle aiuole impiantati e questo è il momento in cui le possiamo vedere esplodere nella loro più totale bellezza, regalandoci queste fioriture senza avere però il bisogno di essere sempre irrigati frequentemente, di avere cure molto assidue, perché comunque è una pianta che adesso ha il suo picco di attività vegetativa, quindi tra qualche mese comunque seccherà, ma noi non dobbiamo spaventarci, perché la presenza di questo bulbo sottostantemente, di questo rizoma per l'esattezza, ci dà la sicurezza che l'anno successivo avremo di nuovo questo esemplare in vegetazione. Si autogestiscono, sono quelle piante che adesso vanno benissimo all'esterno dei nostri giardini, insieme ad altre specie. Possono essere utilizzate come bordure, come macchie di colore, ma anche nei vasi sono tranquillamente gestibili, perché comunque ci regalano questo fogliame molto vigoroso, molto folto, e ci regalano soprattutto la bellezza di questi fiori che ci ricordano il sole e l'estate, sono meravigliosi. Un bianco molto bello, quello della dahlia, che siamo abituati magari invece a conoscere più con giallo brillante o anche sfumature di arancio. Ma a proposito di sfumature, sicuramente potete far riferimento anche al nostro archivio sul canale YouTube per andare a riscoprire i servizi che riguardano le feste e le tradizioni legate al Corpus Domini. E quante volte abbiamo visto immagini di infiorate e quante volte le abbiamo viste dal vivo, non solo ovviamente su piccoli e grandi schermi. Quindi approfitto perché possiamo noi tutti ritornare, come dire, anche a vivere quella semplicità dell'omaggio al grande mistero del Corpus Domini, che tra l'altro, ricordiamolo, è stato rilanciato anche da una delle figure più belle quando si pensa alla devozione di Padre Pio, quella di Carlo Acutis. E anche qui avete una messe di contributi all'interno del nostro canale YouTube per rinfrescarvi la memoria. Noi invece ora almeno vogliamo dare un po' di spazio, è doveroso farlo, alla notizia del giorno che riguarda le elezioni francesi, perché infatti a partire dal sito del celeberrimo quotidiano Le Monde c'è un rilancio molto forte del flop di Emmanuel Macron. Abbiamo detto più volte anche in passato quelle iniziali EM come En Marche
non sempre la sfida però è riuscita, vedete un'assemblea nazionale frammentata e senza maggioranza, che è l'aspetto evidentemente più eclatante e anche più critico. La Francia tra l'altro appunto è uno dei paesi in questo momento chiave dell'Unione Europea, proprio anche riguardo all'assonanza della politica estera con il nostro, con quella del nostro paese. La maggioranza assoluta era 289 e invece il risultato definitivo è soltanto di 245 deputati per questa alleanza presidenziale ensemble. Pensate che solamente 5 anni fa Macron era riuscito a ottenere 350 deputati, quindi disponeva di una grande maggioranza che lo faceva stare tranquillo, e invece ora è lontanissimo, 44 voti in meno della maggioranza addirittura risicata e più di 100 voti in meno rispetto al risultato ottenuto 5 anni fa. E gli altri due volti che abbiamo visto su Le Monde, sul sito, ma naturalmente trovate anche sui nostri siti italiani, sono quelli di Marine Le Pen, che ha avuto un risultato sorprendentemente lusinghiero. Marine Le Pen la conosciamo un po' tutti, questa leader di una destra che inizialmente, soprattutto in Francia, era molto sottovalutata. E poi invece c'è un altro volto, quello di Mélenchon, che vediamo sulla sinistra, e che è il vero outsider, e che ha appunto comunque ottenuto un risultato da sorriso anche meno sornione di quello che vediamo. È arrivato secondo dopo appunto l'ensemble, l'alleanza del presidente. Ma naturalmente le nostre notizie ritorneranno. Adesso abbiamo la sosta e poi ritorneremo in un clima più consono alla celebrazione eucaristica che poi vivremo in diretta a partire dalle 11:30.